ancora lì? Ragazzi, che diamine sta succedendo questa mattina? Perché Sofia è vestita da regina dell'Egitto? Sta dormendo. Ha messo indosso questo vestito totalmente ricoperto d'oro. Poi ha questo trucco molto strano. Vedete, ha questa linea. Chi osa parlare mentre la regina riposa? Ma ha parlato? Certo che parlo. Ovvio che una regina parla. Mi sveglio, ok, mi sono svegliata. Grazie, grazie stupido babbano per avermi svegliata. Stupido babbano? Ma che stai dicendo? Sofì, scusami, non ti volevo svegliare. Rimani pure qui a riposare, imbalsamata come una regina dell'Egitto, mentre io vado di là a giocare con i videogiochi. Come ciao! Ma scusa, intanto fermati subito. Come sarebbe a dire? Fermati e fai come se fossi una regina. Io sono la regina. Tu sei cosa? Sì, sono la reginatrice. Come dominatrice. Anche sì. Come attrice. Sì, sì, mi sa che hai fatto qualche incubo mentre dormivi, vero? Perché ti vedo un po' strana. Riposa un altro po', che è meglio. Io vado. Rimani qui perché tu sei il mio schiavo. Tu hai visto il film Me contro te, il film Persi nel tempo? Beh, sì che l'ho visto. E soprattutto voi da casa l'avete visto, perché in questo momento è al cinema. Scusa, posso un attimo parlare da solo? Sì, torno subito, sono torno subito. 60 secondi, l'ordine alla regina. Sì, ok regina, va bene. Forse inizio a capire un po' cosa è successo. Sofì stava dormendo e sicuramente mentre dormiva si è immaginata di trovarsi ancora nel film. E quindi adesso si è risvegliata credendo di essere la regina dell'Egitto. Allora facciamo un passo indietro. Il nostro film, meglio tra dei film Persi nel tempo, in questo momento è al cinema. È finalmente finita l'attesa ed è uscito al cinema. Potete finalmente vederlo tutti voi. È il film più bello della storia e non ve lo potete perdere. E soprattutto il fatto che Sofì sia così conciata come una regina è perché nel film diventa veramente la regina d'Egitto. Non voglio fare spoiler, ma ecco, lei diventa regina d'Egitto e lì succedono tantissime disavventure mentre è regina. Ma è solo che poi tornati nella realtà non dovrebbe essere ancora regina. Perché si crede regina? Dobbiamo trovare un qualche modo per farle capire, ecco, che siamo nel presente, che non siamo più nel passato. Datemi un attimo. Oh mia cara regina, come va? Come ha dormito? Come osa lei riferirsi alla regina con codeste parole? Cosa vuol dire come va? Forse voleva dire come state. Come state? Ma state chi? A plurale, ma chi è che sta? Cioè, no, e io dicevo a te regina, ecco, come stai? Come osa riferirsi col te a me? Cioè lei deve darmi del lei, del voi, non del tu. Ok, è del voi. E come va? Come andate? Come state voi, regine? Devo dire che stamani si sta bene. Mi sono svegliata con un risveglio un po' burrascoso perché il mio schiavo mi ha risvegliata parlando. Però devo dire che non ci si lamenta. Tutto chiaro? Mia cara regina, noi in realtà in questo momento non è che ci troviamo proprio in Egitto. Infatti vedi questa stanza? Non è proprio il suo sarcofago, ecco. Non è la sua piramide, ma è una stanza di una casa. Infatti inizio a sentire molto freddo. Come freddo? Che le temperature di queste stanze vengano alzate oppure mi venga data una coperta. Giusto, perché lei ovviamente è abituata in Egitto. In Egitto c'è caldissimo. Acciù. Salute. La regina si sta ammalando. La regina sente freddo. Schiavo, provvedi subito. Alziamo la temperatura della casa, visto che la regina qui sente freddo. Allora, vediamo un attimo se riusciamo. Cosa sta facendo? Ma cosa fa? Perché tocca il muro in questo strano geroglifico? Beh, questo è il termometro della casa. È un geroglifico luminoso. Si illumina. Ma come un geroglifico? No, non è un geroglifico. È proprio il dispositivo della casa. Qua metti la temperatura e cambia la temperatura. Lei per caso mi vuole fare una maledizione? No, ma che maledizione? La temperatura lo sanno tutti, che in una stanza si aumenta col fuoco. E io non vedo nessun fuoco. Lei per caso vuole che la regina si ammali ancora di più? No, ma io non voglio che la regina si ammali. Assolutamente. Come diciamo noi nell'antico Egitto, chi fa da sé fa per due. E quindi. Ma non era così il motto. E quindi ci penserò io a dare fuoco. Prendiamo questo libro. Ma che cosa vuoi fare? Non ho capito. No, ma che stai facendo? Mi serve qualcosa per dare il fuoco. Mi servono due rocce. Due rocce? Ma al massimo un accendino. Accendino? Beh, il coso che serve per fare il fuoco. Ma cosa dice? Cosa dico? Penso io a fare il fuoco. Che sta facendo? No, ma che sta facendo, sapete? Ma quelle non sono mica due pietre focaie!
Cos'è questo silenzio? Mi preoccupa. Lei sta parlando troppo per i miei gusti. Vuole essere per caso licenziato e chiuso in prigione? Guardi che io ho tantissimi altri serbi a disposizione. Una tra queste si chiama Perfidia. Devo dire che è molto brava come schiava. Già, lei sta parlando di Perfidia perché nel film è proprio Perfidia una delle sue serve. Credetemi che io ne farò passare di tutti i colori. Solo che in questo momento Perfidia non c'è e soprattutto non penso che abbia voglia di fare da schiava a Sophie. Il fuoco non arriva. Allora dobbiamo fare una preghiera a tutti gli dèi. Ma com'è la preghiera? Dei potenti del cielo, fate arrivare il fuoco. Il fuoco non arriva, la regina sente freddo. Dal cielo o dal deserto? Dal cielo o dal deserto? Dal cielo o dal deserto? Vabbè, ok, ci penso io. Eccomi, ci sono arrivato. Guarda un po' qui. Un accendino! Ecco il fuoco! Era così semplice! No! Cos'è codesto geggio? Lei per caso vuole scatenare una maledizione nella mia reggia? Questo qui è un accessorio mandato dal mare! No, ma che stai dicendo? Con questa parte qui è nato il fuoco! Lei deve assolutamente eliminare questo qui, deve andarlo a seppellire nel deserto prima che gli altri se ne accorgano. Prima che gli altri se ne accorgano? No, guardi signorina e regina, questo di qui si chiama accendino e con l'accendino si fa il fuoco e col fuoco si accendono le cose. Ma ce l'hanno tutti in casa, non è? Pericoloso, non dovrebbe toccarlo neanche lei. Ordinerò a tutte le mie ancelle di andare loro nel deserto perché si sa, le ragazze fanno le cose più velocemente mentre lei prenderà sì, un sacco di tempo. Solo che c'è un piccolo il deserto, ecco, è molto lontano da casa nostra perché noi ci troviamo in Italia. Il deserto non c'è in Italia, bisogna camminare tanta strada prima di trovare il deserto. Cosa sta dicendo? Noi siamo in Egitto, nell'antico Egitto, e non capisco perché tutto sia così colorato. Forse mi avete cambiato stanza, però non mi dispiace, è molto carina. Ma come glielo devo spiegare? Non ci troviamo in Egitto, questa è casa nostra. Mi sa che Sofia è letteralmente impazzita. Non so come farle capire che in realtà non siamo in Egitto e che lei non è la regina ma è Sofì. Ma cosa sta dicendo? Certo che siamo in Egitto. Se non fossimo in Egitto, allora perché qui c'è una finestra che dà sulle prigioni? Come vede, in questa finestra si vedono due persone che sono legate. Si saranno comportate male e io avrò ordinato di essere appese. No, ma quella non è una finestra, questo è un quadro. Vedi, c'è la cornice e quella è una immagine, una fotografia. Lei mi sta facendo veramente confondere oggi. Mi parla di accendino, di vari geroglifici luminosi. Adesso mi dice che questa qui è una Quadro, fotografia. Ma cosa dice? Le sta soltanto inventando. Forse per caso l'ha mandata qui qualche mio nemico per farmi perdere la testa? Per farmi diventare pazza? Vabbè, abbiamo capito. Dobbiamo sicuramente chiamare qualcuno che ci può aiutare. Ecco, magari chiamiamo a Chico o anche Perfidia, magari. Cos'è lei fa... questo oggetto? Dal cielo, dal deserto. Dal cielo, dal deserto. Dal cielo, dal deserto. Si illumina, si illumina. C'è uno schermo luminoso. E questa qui? Sono io. È il mio riflesso, guardi. Lui vuole per caso catturare la mia anima? No, vuole mettere me dentro questo coso qui dentro? Dentro la scatola? Io lo sapevo che lei è un mio nemico. Vuole per caso impossessarsi del mio trono? Io non voglio essere lì dentro. Io voglio essere qui. Non voglio essere dentro questo pezzetto di mattone. Voglio uscire. Oh no, non riuscirò mai. La mia anima è intrappolata lì dentro. E adesso come farò? Esci via. Via, voglio prendere la mia anima. Perché tu che sei il mio nemico. Ma guarda che io ti ho scoperto. Adesso chiamerò le guardie. E sa cosa le faranno? Cosa mi faranno? La metteranno in prigione per sempre. Basta. Mi faccia uscire. Ma guarda, per uscire basta bloccare lo schermo. Ecco, visto? Non c'è più niente. Ok, allora non lo metterò in prigione. Ma lei mi deve raccontare tutta la verità. Te l'ho già detta la verità. La verità è che ci troviamo nel futuro. Questo è il futuro. Il 2022. Wow. E tu sei stata regina d'Egitto, ecco. Chi ha visto già il film lo sa. Ma adesso non lo sei più, non sei più una regina d'Egitto. Adesso sei una persona normale. Se sono stata regina, mi faccio vedere qualche ritratto che i miei artisti avranno fatto. Eccomi qui, sono andato a prendere il tablet e in questo modo ti posso fare vedere. Questo geggio, non ci posso credere, me la via! Lei ha preso un altro aggeggio del genere perché lei vuole prendere la mia anima. Stavolta la vuole prendere più grande. Non l'avrà, io lo lancerò. No.
dammi subito qui. Tu sei uno stregone e io ti devo mummificare. Ascola, guarda, ascola, ascola. Che sta dicendo? Che sta dicendo? Le ho tolto la maledizione e adesso lo dovrò stordire con un colpo. No, aiuto. No. Mayday, aiuto. È impazzita! Adesso mi vuole anche stordire! E poi chissà che cosa! Magari mi vuole mummificare o chiudere dentro un sarcofago! Oh cavolo! Ma non poteva essere una giornata normale come le altre! Perché Sofì è dovuta impazzire? Questi sono gli effetti del nostro film sulla gente! Controlliamo se è ancora qui. Guarda cosa c'ho qui! No. Adesso ti do un colpo con questa! La roba, la roba! Non romperla! Questa la prendo un attimo io! Aspettami pure qui, sto tornando! Esci! Ma è pazzesca, ragazzi! Ho preso la clessidra! Non immaginate se rompeva di nuovo la clessidra! Succedeva un patatracco, un casino! Cavolo, ci vuole un qualche modo per farla tornare in sé, per farle capire che questo è il presente e che non siamo ancora in Egitto! Cosa posso fare? Idea! Le potrei far vedere una foto di quando era veramente in Egitto. Quindi magari così capisce che adesso non siamo più in Egitto. Ecco, ci vuole il tablet. Ci vuole una foto di Sophie egiziana. Una foto tratta proprio dal film dove si vede Sophie regina d'Egitto sul suo trono e con la corona. C'è una differenza rispetto alla Sophie regina di adesso. A parte il fatto che è completamente rivestita d'oro. Cioè, questo è tutto oro, questo è oro. Nei capelli aveva anche delle foglie d'oro. Ma soprattutto i capelli sono corti. Lei aveva i capelli a caschetto e come sapete lei adora i suoi capelli lunghi. Quindi se vuole essere veramente una regina dovrà tagliarsi i capelli corti. E non so se lo accetterà. Proviamo a scoprirlo. Controlliamo se è ancora dietro la porta. Ok, nessuna Sophie pazza in vista. Dove si può essere cacciata? Ma che sta facendo? Facendo qualche danza egiziana, forse. Salve regina d'Egitto. Eccolo! Sei tornato per farti mummificare? Non proprio, sono qui perché vorrei fare un appunto. Mia cara regina d'Egitto, o se è così come lei si definisce, ho trovato questa immagine che mostra la vera regina d'Egitto. E come può notare, non hai i capelli lunghi, hai i capelli a caschetto. Questa sono io. Esatto, è proprio lei quando era veramente regina d'Egitto. Lei mi aveva già rubato l'anima allora. No, non avevo rubato l'anima. Dovrebbe avere anche lei i capelli a caschetto. E invece ce li allunghi. Beh, che importa? Non taglierò mica i miei capelli. Oh, no. Se vuole essere la regina, dovrà dire addio ai suoi capelli. Non ci penso proprio. Oh, regina, che dice? Vuole diventare veramente una regina e perdere tutti i suoi capelli? Oppure si rende conto che invece Sophie è nel presente? Mi rendo conto che sono Sophie nel presente. Scherzo! Non è uno scherzo! Cioè, mi hai preso in giro tutto questo tempo! Mi hai fatto prendere un colpo quando mi volevi mummificare! Mi sono spaventato veramente! E ma poi... tu vuoi rubarmi l'anima? No, non ti voglio rubare! Al cielo, dal deserto! Dal cielo, dal deserto! È troppo divertente! Nel film mi sono divertita un sacco in Egitto e volevo riprovare questa ebbrezza! E poi fa sempre comodo avere qualcuno che ti serve come un lui servitore? Ora sono diventato un lui servitore, ma vi rendete conto? Devo dire che sei stato però molto molto bravo, perché i capelli proprio non si toccano! Già, me lo immaginavo! Beh ragazzi, noi ci vediamo al cinema, quindi ancora se non avete visto il nostro film, correte a farlo, come avete fatto a non vederlo! È fighissimo, è super divertente! E ci vediamo domani, ciao!